Madonna ragazzi, ma in che bel posto ho dormito stanotte. Buongiorno ragazzi, siamo nel viale principale di Alessandria e stiamo cercando un posto per fare colazione, dopodiché si parte in direzione Genova. Non ci fermeremo a Genova, ma andremo poi più avanti verso Recco, se riusciamo, e dipende dalle condizioni che troviamo oggi. Dai, la colazione l'abbiamo rimediata. Alessandria, stiamo uscendo dal centro abitato e come sempre è un mezzo delirio perché la gente, in particolare la mattina, è veramente matta. In più le strade in questa zona sono veramente bruttine, perlomeno nel centro, e quindi è stata un po' una guerra. Adesso abbiamo abbandonato la zona centrale, quindi va molto meglio. Merendina di metà mattinata, ragazzi! Mi mangio la banana comprata questa mattina dalla mia amica in centro ad Alessandria. Ciao! Madonna che strade ragazzi, che posti! Guardate un po'. Madonna! Finalmente un paesino carino. Ho appena lasciato il paesino che avevo trovato, che si chiamava Gavi, e adesso ho preso una strada provinciale che dovrebbe cominciare a salire, anzi è già un po' in salita, in realtà è tutt'oggi che salgo piano piano, ma da qui in poi dovrebbe cominciare a salire più decisamente e sempre più decisamente, fino a che proprio non, diciamo, passerò dalla parte di là e sarà la discesa, tra l'altro penso molto impegnativa verso Genova. Una cosa che non ho detto, ma credo di poterlo affermare con tranquillità, è che siamo arrivati in Liguria, ragazzi. Sì, assolutamente. Il nome dei paesi qui attorno, come Novi Ligure, eccetera, mi fanno assolutamente pensare che siamo già entrati in Liguria. Un'altra delle regioni, quindi, che fanno parte del progetto Pedalando per l'Italia è stata sfondata, diciamo così. Non ricordo mai più che numero sia, se la quinta, la sesta o la settima, ormai non ha più importanza. L'importanza è che oggi raggiungeremo un altro capoluogo di regione, cioè Genova. E vengo là? Ok. Signore gentilmente mi dà un po' d'acqua perché sono un po' secco. Sì, grazie, gentilissimo, perché non ho trovato delle fontane. La ringrazio, E il panorama comincia a essere seriamente montuoso, Bene, il mio programma per oggi è di salire il più possibile, poi a un certo punto magari trovare un punto di ristoro, idealmente un ristorante, una trattoria, qualcosa del genere, dove poter nel frattempo mangiare ma anche ricaricare un po' la batteria, perché io sono certo che oggi con tutti quei metri di dislivello sicuramente potrei a un certo punto rimanere a secco e farlo magari nella parte più alta potrebbe essere un grosso problema, quindi vorrei essere un po' tranquillo. Non so se sarà possibile, speriamo di riuscire nel mio intento. Dai, cos'è? Che figata, Lupin! Come in mezzo al nulla, ma questo è il paese dedicato alla Vale. Cavolo, il voltaggio! Ma che bello è! No, io non ve lo faccio vedere con la telecamera, ve lo faccio vedere meglio. Thank you.
Bellissimo questo posto, vero ragazzi? Adesso però mi sono accorto di un problema piuttosto grave. Non so come, ma è successo che nello zaino antiacqua, tra l'altro, dove io tengo tutte le cose importanti come il drone, le cose elettroniche, il tablet, si è bagnato tutto. Io non so se qualcosa dall'esterno o una borraccia ha in qualche modo bagnato l'interno, però sono preoccupato più che altro per il caricatore, che è un pochino umidiccio, e ovviamente tenderei a non utilizzarlo finché non si asciuga. Peccato perché pensavo di caricare proprio per la salita imminente. Vabbè. Abbiamo un ospite, ragazzi. Vieni con noi. Madonna, che figata. Oh, si sta arrabbiando. Bene, allora ho asciugato tutto, ragazzi, quindi si riparte, cercando di arrivare piano piano a Genova. Non ho ancora scelto la strada da fare perché ce ne sono due, una più corta ma più ripida e l'altra molto più lunga o più lunga e meno ripida. Non lo so, adesso decido. Allora siamo a un bivio, ragazzi, a sinistra, passo della Castagnola, un po' più lungo ma un po' più basso. A destra passo della Bocchetta, un po' più corto ma un po' più ripido. Sinistra o destra? Sinistra o destra? Io vado a destra, ragazzi. Comincia a salire decisamente, ma il problema sono quelle montagne lassù al centro. Secondo me dobbiamo passare proprio da lì. Ed è lì che ci sono i quasi 1000 metri di altezza, quindi sarà tosta. Quanto manca alla fine, eh? 2 km e mezzo Dai, dai, siamo. va bene, va bene. Devo fare un'errata corrige a una cosa che ho detto qualche minuto fa relativamente alla regione. Io ero convinto che fossimo già in Liguria e invece al bar pochi chilometri fa mi hanno detto che ancora no, siamo ancora in Piemonte, anche se i nomi traggono in inganno, perché per esempio Novi Ligure non è in Liguria, stranamente, e quindi non so quando saremo in Liguria, ma cercherò di capirlo più avanti. Non molla, ragazzi, non molla. Vedo delle macchine. Attenzione, che succede? No, abbiamo svalicato, ragazzi. Yeah! Ragazzi, la salita è finita e questo è quello che io vedo davanti ai miei occhi. E questa è una bellissima discesa. Ragazzi, è stata veramente tosta. Salutiamo anche gli amici della polizia che mi hanno guardato malissimo. Mi metto un antivento e poi comincio ad andare giù piano perché adesso ho paura per i freni. Genova, arrivo! Ragazzi, che discesa da paura! Sembrava veramente di essere in moto, lo dico sempre, ma è vero. Ragazzi, siamo a Genova! Ragazzi, non servono parole. Il ponte San Giorgio. Ovviamente, ragazzi, neanche a dirlo, è stata un'emozione enorme passare sotto al Ponte San Giorgio, sapendo quello che è successo pochi mesi fa al Ponte Morandi. Ovviamente un pensiero va alle 43 vittime di quella tragedia immane, con la speranza che non si ripeta più in altre parti d'Italia. Siamo vicini al centro e perlomeno abbiamo la nostra ciclabile, anche se qualche incivile ovviamente ci parcheggia. Vabbè, primi scorci del porto di Genova, c'è giusto giusto qualche barchetta. Guardate quella Virgin laggiù, Madonna! Questa non ho capito se è un'attrazione ferma lì o cosa. Bello. Eccoci qua in un altro luogo simbolico, ragazzi, di Genova. Questo è l'acquario di Genova, con la grotta panoramica.
di essere a Los Angeles. Guarda che roba! Guarda che roba, ragazzi! Ora sto uscendo da Genova, non è facile perché tra traffico e sali scendi è veramente un delirio. E mi sono venute in mente due considerazioni rapide da fare. La prima è che non mi sono reso conto di aver finito le Alpi, ragazzi, sono ormai negli Appennini e quindi saluto, diciamo, quello che è considerato per me il nord Italia per quanto riguarda almeno le montagne. Seconda considerazione, ragazzi, è che sono finalmente arrivato al Mar Tirreno. Guardate che roba! Io voglio andare lì con lui, guarda, fare il bagno con lui. Che storia! Ci siamo! Questa è la fine della nostra tappa odierna, questa è Recco! Allora sono arrivato a Recco, ragazzi, quindi la tappa è conclusa, rimane solo una cosa da fare. Devo aggiornare il tabellone con il nuovo capoluogo di regione fatto oggi, che è Genova. Eccolo qua, perfetto. Aggiorniamo anche la tappa che più o meno è stata fatta, che sarà più o meno così. Ecco qua. Ragazzi, finalmente non sono più un senza tetto, ho trovato una stanza in albergo qui a Recco. È stato un po' difficile perché solitamente i prezzi qui sono un po' altini, però ho trovato una soluzione adeguata, insomma, alle mie esigenze. La tappa di oggi è stata bellissima perché è molto varia. Siamo partiti dalla città di Alessandria, appena usciti abbiamo trovato pianura e subito dopo collina e ancora dopo montagna estrema con tanto di discesa e siamo finalmente arrivati poi addirittura a Genova, dove ho trovato il mare. Bellissima Genova, mi ha stupito per i suoi monumenti e tutto quello che offre per il turismo, quindi molto molto carina. E niente, vi do l'appuntamento a probabilmente domani per la prossima tappa e per il resto, come al solito, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e commentate se volete informazioni di vario genere e sotto il video. Ciao ragazzi, a presto, ciao ciao. Siamo a Recco, vuoi non provare la focaccia al formaggio? Sarebbe un delitto. E una trofietta al pesto, dai.